Qual è il massimo peso possibile sollevabile da ciascun atleta? Scopriamolo alla Strength War. 4 alzate, pull up, trazione alla sbarra, dip, pinta sulle parallele, squat, bilanciere e spingiamo il massimo carico possibile con le gambe e muscle up, voliamo sulla sbarra col massimo peso possibile. Li senti questi battiti? È l'emozione, l'adrenalina che sta salendo, è la Strength War che sta arrivando. Quando sento questa intro, veramente, mi sale sempre la pelle d'oca, Strength War 2023. Chi sono i partecipanti di questa meno 73? Quest'anno è stata rivista completamente, c'è stata una mobilizzazione completa di atleti, la domina Petruzziello Davide. 25 kg di muscle up, 80 kg di pull up, 115 kg di dip e 200 kg di squat. Avete visto che la meno 73 kg rispetto alla meno 67 ha un incremento del carico, quindi ha dei pesi maggiori rispetto alla categoria precedente, ma questo è solo da vedere durante la gara, perché abbiamo visto negli anni che queste due categorie peso spesso si confrontano, perché c'è veramente poco divario e gli atleti sono spessissimo a borderline come categoria. Quindi è tutto da vedere i numeri che porteranno. Arricchiremo il nostro diario di raccolta dati. Gli morde le caviglie Marco Aleksić. Sono atleti magari non conosciutissimi, ma davvero forti. Infatti Aleksić si posiziona al secondo posto del ranking della meno 73 kg con un muscle up da 30 kg. Pull up 70 kg, 110 kg di dip e lo squat qua si fa sentire il peso maggiore rispetto alla meno 67 che abbiamo visto nel precedente episodio con 190 kg, quindi 10 kg meno del primo Petruzziello Davide. E poi un nome che conosciamo, che abbiamo visto a tutte le Strength War e non solo, è lui, Roger Rivera. Roger si posiziona al terzo posto del ranking con 20 kg di muscle up, 70 kg di pull up, 120 kg di dip, 190 di squat. Insomma, è una battaglia veramente apertissima. I numeri sono veramente simili e se guardate anche il total abbiamo un 367,5 per Petruzziello, 357 per Aleksić e 346 per Roger Rivera. Siamo tutti lì, ma non è da meno il quarto posto di un altro veterano che è Luca Botta. 31,25 kg di muscle up, è il record nel ranking di muscle up della meno 73. Pull up 73,75 kg, dip 121,25 kg, più di un record per Luca Botta, che come al solito si fa distinguere in tutte le Strength War, e poi uno squat che lo penalizza con 140 kg. Vedremo se Luca Botta si conquisterà il podio, tutto da scoprire. 5 mi dice il ranking, ovvero quinto posto, l'atleta numero 5 di questo ranking è Alberto Perruzza, anche lui già conosciuto, 17,5 kg di muscle up, 65 kg di pull up, 115 kg di dip, un atleta molto di spinta, e lo conferma anche lo squat con 195 kg, solamente 5 kg sotto i 200. Li romperà durante la Strength War, qui dal vivo, qui nella bolgia di Cantù? Lo scopriremo il 17 e 18 giugno. Sesto posto, Marco Corneli. Corneli vola anche lui sulla sbarra infuocata della Piranha. La Piranha, la struttura di Vulcano che trovate sul sito www.vulcanofitness.it per allenarsi al meglio. Lui l'ha sorvolata con 30 kg di muscle up, pull up 70 kg, mentre i dip per lui 105 kg. Lo squat, per quanto sia esagerato come peso, lo penalizza rispetto ai suoi rivali, 150 kg. Ma in gara sarà tutta un'altra questione. Riuscirà a battere i suoi avversari? Settimo posto abbiamo del grande Centi, Giuseppe. Come al solito, lui è sempre presente, muscle up, 25 kg. Ormai ci stiamo avvicinando tutti sui 30 kg. Mi ricordo nel 2020 sembrava un numero pazzesco. Oggi è quasi alla portata di tutti gli atleti, 30 kg, volare sulla Piranha è veramente roba da atleti, è veramente roba da Strength War.
E lui non è da meno, perché nei pull-up 72,5 kg, dip 95 kg, 5 kg solamente sotto ai 100 e poi 180 kg di squat, davvero sorprendente. Infine chiude un altro atleta conosciuto nella Strength War e non solo, amicissimo di Roger Rivera, allenati entrambi da Mattia Palmiero, Brian Aguirre, io sbaglio sempre a pronunciarlo. Brian, muscle up 25 kg, pull up 75 kg, dip Brian spinge veramente tanto, 105 kg e squat 155 kg. Loro sono gli 8 atleti che sono riusciti a togliere il posto a Luca Romano, lo youtuber che si era proclamato vincitore italiano dello street lifting, ma come ho detto nel ranking, nella visione delle alzate, non qui. Un salutone a Luca Romano, che comunque voglio citare perché ha portato dei numeri davvero interessanti. Lui non ha portato il muscle up zavorrato e quindi l'ha penalizzato, proprio per questo gli altri atleti elite sono andati più avanti, ma lui ha fatto 76 kg di pull up, 92,5 kg di dip e ben 235 kg di squat, ragazzi. Quindi meritava di essere citato proprio per questo motivo. Un salutone a tutti, avete visto scorrere tutte le immagini, ci vediamo alla Strength War, ci vediamo nel gruppo Calisthenics Brain, ci vediamo su Instagram per qualsiasi domanda, un salutone. E ti ricordo, in quale delle vite di questi atleti vorresti entrare? In quale casa seguiremo la vita di un giorno ideale di uno di questi atleti? Scrivimelo nei commenti, faccelo sapere, perché vi porteremo uno splendido documentario.